Eccoli qua, dopo un'ora di volo già scoppiati e Elena che fa è col suo. Dove attacchi l'ombrello? Ecco qui i nostri componenti sul trenino. Fate un sorriso da questa parte. Oh. Ecco il nostro impavida guida che sta arrivando. Anche roba calda, magari. Magari, un pochettino di roba calda. Tu tu mandi? Vai, vai, Elena. Yes and cheese. Cheese. Ah, qui, aspetta. No, ha fatto praticamente l'attraversato prima. Abbiamo Zeb, Giuseppe, Zeb e Daniel San, Dani. Daniel San. Bellissimo, largo. E tutti ci guardano come se fosse il primo viaggio che facciamo. Giuseppe è già pronto, sta già parlando col vicino. Vediamo anche la Rossa. Ehi Rossa, saluta un po'. Grande Dani. Oh, guarda qui, la tovaglietta. Spag. I nostri amici belli svegli. Vedere anche Elena e Giuseppe cosa combinano. Elena fa il macchiaggio del mattino. Fai salutino al mattino. Roberta guarda fuori, si è persa, non sa dove siamo. È tutto il giorno che lì che chissà dove siamo, Nuvole e acqua. Acqua e nuvole. Quasi per arrivare a Singapore. Dopo quante ore che stiamo volando? Dopo 11 ore di volo, il primo pezzo di terraferma che troviamo è di nubi. Dopo un lungo viaggio i nostri ragazzi vanno a dormire. La nostra guida sta già dormendo, sta riposando. Ben arrivati. Buongiorno. Ciao Stream. Qui lo chef. Ciao. Manca un componente. Ha dovuto solo fare le pulizie. Quella. E finalmente sono sbarcati in Australia. Sydney. Ore 6:30. 6:30. C'è un sole. C'è un sole che spacca le pietre e mi sa che qui ci tocca alzarci presto tutti i giorni.
Buongiorno, ben arrivati. Siamo arrivati al nostro albergo Ibis Hotel. Siamo in centro a Sydney, città che conta 4 milioni e mezzo di abitanti. È un lunedì mattina, molto tranquillo, questa città è molto tranquilla lunedì mattina, anche perché sono soltanto le 6 e mezza. Adesso andiamo a farci una doccia e poi ci accingiamo a un tour in mezzo alla città, abitante. Ed eccoci pronti, dopo un po' di relax e una piccola doccia, ripartiamo per visitare Sydney. Sono circa le 9 del mattino e adesso andremo in quella direzione lì, in quella che indica Daniele. Oggi mangiamo, adesso vi faccio vedere da chi, Renato Trattoria. Calzone, spaghetti, minestrone, lambrusco e gelato, tipicamente italiano. Due monorotaia, due alpinisti lì davanti, qualcuno, dai Franco, sta arrivando la monorotaia, solo che c'è Franco che ci toglie la visuale. Eccolo qui. Guarda qui la nave, una nave da ghiera. Ah, di fianco c'è un sottomarino. Sì. Magari si può visitare. Che ti sembra di essere ciucco guardandomi. È vero. Che tra... Gigantesco, grande manta del fisco.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Cattedrale di Sydney. City Railway. And then in the nearby streets, as you see looking down, you'll see quite a number of lower downtown area of Sydney. It's a heck of a nicer address. And we had the Pacific Princess was in Sydney. Harbour Yacht Club just in here on our right. They've put up some very nice seafood meals. There's also a couple of Italian restaurants over here at the Catalina Anchorage as well. And also there's another very good restaurant down here. On and for people living out here. Please.
Qual è che ti piace, Elena? Il primo sale poi scende? Anche un po' stanco, guardate. La vita è bella perché è rilassato. Il parco di Melbourne. Ecco qui la nostra temeraria Roberta, vai a carezzarla, dai! Ma dai, non aver paura! Mica fuori un cigno, no? Dai, vai un po' più vicino! Dai! Roberta la temeraria affronta un cigno! Vai, vai, vai a carezzarne uno, dai! Sì, fai la figa, fai la figa. Fagli un fischio, Roby. Per stasera se vuoi. Boh, noi siamo dei pellicani quelli.
altro non sono frequentate le spiagge, però. Dio di dove siamo, buongiorno. Poi mi pagate per il film. Vai giù. Di venticello, Di mattina, una bella giornata fredda, ma fredda no, fa un po' di vento come gli stile ieri. Ah, questo qui è l'albergo dove siamo andati a dormire, molto comodo, molto bello. E questa è la cittadina, grande metropoli, dopo Sydney e Melbourne siamo un po' spaesati. Buongiorno Andrea. Finalmente stamattina è voluto scendere dal pulmino. Dove sei, Elena, che ti ho perso? Ah, eccoti qua. Oh, guarda qui, guarda qui che arriva. Arcis è bello, eh? Guarda chi arriva, guarda chi arriva, guarda chi arriva, guarda chi arriva. Beh, te ne compriamo una, dai. Quelli.
Boh, adesso può anche registrare. Keep out, keep out. Cosa c'è? Balene non l'abbiamo viste, riprendiamo almeno il cartello con scritto balene. Documentare quanto la vogliamo nel luogo. Ma quelli erano extraterrestri, quelli. Quelli erano extraterrestri. No. Sai cos'è oggi? La festa per... Sai cos'è la festa della Repubblica? Boh. Sorridi Elena, sorridi, sorridi di qua però, non di là. Che bestiale. Aspetta che te la faccia vedere, che tranquilla, no? Oh. Faccio anche un pezzo qui sopra. Questo cos'è che sta facendo? Deterrente? Sì, deterrente le mosche, ma non ce n'è una che va sopra le mosche. Franco, com'è che era l'antimosche? Elena, come sono le mosche? Troie! Che bello! Ma perché sono un ottavo da me? Adelaide. Parti da Mozzafiato. Ti gira sta planta? Oh,
Buono il vino? Colti sul fatto. E l'assassino. Guarda come trinca. E l'altro, il complice. Precisi, beccati. Osteria, sto maglietto però anche questo. Ma cos'è successo? Da quando ha dormito giù da me? Ma te pensi? Sì. È successo a te? Mangiamo la cacao. Così. E così? E le banane? Accendo io, se me ne dai una te l'accendo. No, guarda. No, mi sono convinto di quante muoio. No, non ce la fai. Ma come non ce la faccio? Lì dentro sì. Sei già arrivati in albergo? Cosa ne pensi, Elena, di sto posto? Sembra bello l'albergo, la cittadina non lo so, la cittadina mi sembra Lofia. Lofia? Sai che mi domando che l'hai detto di Gesù, quelli di Calone mi passo. Avete detto controllo la tua. I dingo sono appena vedono un umano, pum, loro scappano. È incredibile. A me è capitato di vederne un paio da vicino, però appena si accorgono che ci sei. Ah,
the house of the male. Yeah, that's where he slept. He came in overnight and then go on. Ho capito. Era la casa del postino, dove lui arrivava, dormiva qua e poi continuava il suo lavoro. And a lady by the name of Fane Dale came to Cooper Pedy. And in 1962 she bought this home. Allora nel 61 questa signora è arrivata e nel 62 ha comprato questa casa. She decided to dig her home here and the first two rooms she dug all by herself. Allora non è lei, è un'altra signora e ha comprato questa stanza e poi ha iniziato a scavare da sola lei, no, col piccone, le altre due stanze. And then she got two girlfriends to come in. Ah. Two other ladies to come in and help her dig the rest of the house. E siccome c'erano in città altre due donne da sole, li ha chiamate e tutti e tre hanno iniziato a scavare le altre parti della casa. Picconi che hanno usato le tre signore per scavare. Fai vedere? Yeah, pick and a shovel and a wheelbarrow because it's too dangerous without lights on. Yeah. You can't see much anyway. Allora, vi ho fatto questa considerazione. Del fatto che siccome sei sottoterra e non c'è luce tutto il giorno devi tenere la luce accesa perché se no non ci vedi e lei dice è per quello che io faccio venire i turisti perché devo tenere la luce accesa per farli vedere e voi pagate i 4 dollari e mi pagate la bolletta della luce. Too much dust gets into them. Ah, all right. So that doesn't work. And the wind. We have one of those windmills for the... Ma è abbastanza fria. Sì, 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 dopo si possono fare. È dura come la scavare. Is it tough to dig out? Oh, moon rock. And that comes from out on the moon plains, which is a treeless plain. Yeah. And all you've got out there is this rock lying out in the paddocks. Allora, c'è una zona dove c'è questa pietra che viene chiamata pietra della luna, che non è la pietra della luna, quella che conosciamo. Ed è stata portata qua dalle tre signore per creare il... Yeah, this stuff here. In summertime you can go out there and crack an egg onto that rock and... Dice che qua fuori su queste pietre sono un po' come le nostre piastre, in estate se la lasci fuori puoi farci sulle uova, la carne, perché è molto terra. Think you can see that inland ocean. Yeah, that's right. Allora quella è la zona che si chiama The Breakaways, che andando quando andremo domani verso Ayers Rock, sulla destra si vedranno in lontananza. C'è tutto un tragitto da fare però con una macchina 4x4 che si entra, si esce un po' come quello che abbiamo fatto l'anno scorso a lavorare, no? Bella stanza. Cioè fuori non gli dai un soldo. E poi qui aveva 30 anni, adesso è ancora viva, 73 anni e non si è mai sposata. Che sì. Centro della città. Saltano dentro.
la famiglia Savoie in versione australiana. Aspetta che andiamo in incontro. Non ci facciamo vedere. Ce lo ripeti? Cosa stiamo vivendo? Una vita? No, qui mentre mangiamo, l'erba della vita de Kant. Guarda cosa ce n'ho sulla rete. Guarda, a centinaia. E riesce a bere anche attraverso la rete? Sotto. Bene. E come sono le mosche? Stronze. Ottimo. Nuovo modello di Whirlpool. Silenziosa. Costa poco. Consuma poco. Lavora la Whirlpool o no? Perfetti! Piccoli! Io ci leggo un po' in mezzo alla carreggiata, così la riprendo proprio in mezzo. La nostra eroina, sì, proprio eroina, proprio... Elena è bella che stufa, eh? Troppa gente. Visto un sasso, visti tutti, eh? Eccola qui la nostra eroina, ha già messo il boudrier, eh? La guida si sta preparando. Eccola lì. Giuseppe li fa l'8, anche il 9, qui dal mio è meglio. Di alluminio. Facci due uova. Elena affronterà questa pericolosissima ascensione. Partiti! Partiti! Via! Hopla! E vai! E vai! Ciao! Elena saluta. Sì, ma di guardarmi, ho solo un braccio così pendolante. Jesus. Ma Sawa grande dove l'avete lasciato? È già su la nostra eroina. 81 anni e non sentire. Yeah.
perché ho detto non voglio fare di più, conosco i miei limiti adesso e dico non voglio fare di più. E perciò ho detto ci penserò. Poi Giuseppe mi ha detto, anche se ci impieghiamo tante ore. Guardate che spettacolo qui in giro, circondo uno spettacolo. Non siamo proprio in cima, ma manca poco. È uno spettacolo. Sì. Prendi. Se non sto vicino non... Ecco il nostro itinerario. Però non mancavo più. Questo è proprio da cresta, da montagna. Dobbiamo sempre dire che siamo sulla cresta di Pitei. Sì. Chi sarebbe da fare la foto? Te la faccio, aspetta. Bellissima, questa è veramente bella. Bellissima. You are so brave. Dice che sei bravissima. È tutto ripreso. Elena, dimmi un po' quanti anni. Ma la foto con te, Elena! Tira via l'apicoltrice di davanti, però! Allora, l'anno scorso... Senti... È tutto te? Elena, tutto! L'anno scorso ho trovato i motociclisti, quest'anno trovo il mezzo! Thank you very much! Fantastic, well done! It gets better too, the view? Yeah? It's magnificent up there. Okay, thank you. Bye. 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 Excuse me. Would you take us a photo? Oh, yeah. Bello, dai, tutto molto underground. Fantasia, perché si dice più rurale.
si perdono. Brava! Arrivata! Bravissima! Complimenti! Bravissima, brava! Brava, non si vede! No, si vede tutto grigliato. Io lo riprendo, tanto è trasferimento. Mamma mia! Oh, guarda che la coda! Paolo! Schiavo! La coda giura! Sta vincendo! Come si chiama? Andiamo su a Portogallo Bianco. Ciao, come stai? Bene? Aio, aio, molla! Molla! Che bello! E guide dopo un safari. Siamo qui nel nostro ranch a vedere i cavalli. L'evoluzione del Canyon. Prima 400 milioni di anni fa.
sopra c'era il... Tu non eri ancora nato, Andrea. Ma era lì, però. No, c'era l'acqua del mare. Della di Alice Springs. Nella zona. Tirandosi, scavava le rocce. Bello, hai ripreso? Ah. Vuoi mettertelo? Metti il cappello. Questo è il nostro itinerario. 5 km e mezzo, andiamo ragazzi. Ciao a tutti. Eccoci. Avevi già qualcos'altro da dire? No, poteva sfuggire. Un apprezzamento di quelli normali. Sarebbe una figata. Un nuovo itinerario del mattino. Partenza da Kings Canyon per andare a Dolly Springs. Elena. E adesso facciamo il primo piano lì. Un basta. Guarda come la zoom. Guarda come la hub è con me. Siamo nell'interno dell'aereo The Flying Doctors.
e sta compiendo gli anni. Se il gatto stasera non gioco più a cazzo. Safari in Australia, alla ricerca del canguro. Che moto è, Dani? Quasi una Harley. Mamma mia.